Questa decisione lascia esterrefatti e sconcertati, perché ci domandiamo che cosa deve fare una persona per finire direttamente in galera, e comunque sia, si tratta dell'uccisione di una persona. Ed è così che commenta il sindaco di Roncade, Peranna Zottarelli, la decisione del GIP di Venezia che ha convalidato l'arresto e disposto gli arresti domiciliari in attesa del processo nei confronti di Alberto Crozzolin, 36enne di Roncade, che domenica pomeriggio, a Mestre, drogato al volante, ha travolto e ucciso con la sua auto il 25enne Quele Dembele. Arresti domiciliari in attesa del processo, una decisione, quella dei giudici, considerata poco esemplare per il primo cittadino di Roncade. Pensavo qualcosa di più incisivo anche per far comprendere, oltre al diretto interessato, anche ad altri possibili emuli, che no, non va bene mettersi in queste condizioni, non va bene rischiare la propria vita e tantomeno quella degli altri. Anche la decisione del magistrato non lascia indifferenti. Diciamo che come tutte le leggi italiane non sempre è giusto. Sicuramente non c'è rischio che rifaccia lo stesso reato, giustamente però per le famiglie che hanno subito questa mancanza immagino non sia una bella cosa che sia domiciliari. Ma non tutti sono dello stesso avviso. Secondo me è giusto, perché comunque se uno è domiciliare non può fare altri danni, sicuramente. E quindi il problema lo risolvi in questo modo. La pena del carcere è, cioè, impegnativa, poi uno magari è un ragazzo giovane, un po' sbadato, ha fatto una scelta sbagliata una sera, punirlo col carcere immediatamente è un errore, secondo me.